Bene amici di Alessandro Tech World, finalmente nelle mie mani un prodotto nuovissimo di casa TP-Link. In anteprima italiana parliamo di un powerline che finalmente ha la presa e la spina italiana, il TLPA 4010 P-Kit. Questo è il main feature principale del prodotto, collegamento fino a 500 Mbit, presa elettrica aggiuntiva 300 metri, la distanza massima di collegamento tra i due powerline, il pulsante di sicurezza per criptare i dati perché altrimenti si potrebbero interferire con altri powerline, magari se abitate in un palazzo dove anche altre famiglie li utilizzano, e 85% di risparmio di energia. Finalmente TP-Link ha la scatola completamente in italiano, con un bellissimo schema sulla destra dove spiega il collegamento in pochi secondi del prodotto, ma ancora meglio nella parte di dietro, dove abbiamo proprio uno schema di collegamento su un'abitazione a tre livelli, dove abbiamo nel primo piano il modem router collegato al primo power line. Questa è la leggenda, la linea tratteggiata identifica il cavo elettrico, infatti il collegamento avviene sulla linea elettrica proprio perché i power line, e questa la specifica. Piano secondo altri due power line, e al piano terzo abbiamo un altro power line, quindi la casa completamente cablata sfruttando l'impianto elettrico di casa. Ogni power line ha un ingresso Ethernet, il quale poi deve essere necessariamente collegato all'IPTV, in questo caso computer e magari anche una console di gioco. Bene, qui a destra abbiamo delle specifiche che tra l'altro sono anche ridondanti perché già presenti qui nella parte frontale del prodotto, ma andiamo a scartarlo per vedere l'interno di questo fantastico powerline. Eccola qui la scatola TP-Link, e questi sono i due powerline TLPA 4010 P-Kit con presa e spina italiana. Lasciamoli qua un attimo da parte e andiamo a vedere la dotazione, che devo essere sincero risulta un po' differente dalle altre volte, perché è vero che abbiamo sempre i due soliti cavi Ethernet, ma questi sono lunghi un metro, quindi davvero interessante, perché con un metro si può tranquillamente evitare di fare altre patch. Molte volte c'erano i cavi da 50 cm, il powerline era troppo distante dal device da collegare e quindi risultavano inutili. Altri manuali e manualettini che vi spiegano il funzionamento di powerline, la cosa bella è che sono anch'essi in italiano e vi spiegano tranquillamente il funzionamento del prodotto. Eccolo qua lo schema di collegamento, dove vediamo praticamente, vedete nella parte qui dove c'è il modem router, il collegamento al primo power line, mezzo cavo Ethernet, linea elettrica, ecco il secondo power line che va a collegarsi al vostro laptop ed eventualmente anche un terzo power line, perché ricordiamo si possono collegare fino a 14 power line, così TP-Link scrive nelle proprie istruzioni. Altri manualettini, tra l'altro anche un CD con la Powerline Utility Scan, che serve poi per vedere l'allineamento dei due powerline in megabit. Ricordiamo che 500 megabit non è una velocità in full duplex, quindi bisogna dividerla per due. Eccoli qua, mettiamoli un po' da vicino per vedere questi prodotti che sono nuovi. Sono nuovi per quale motivo? Perché TP-Link non aveva mai fatto due prodotti con spina e presa italiana. Io credo che non esistano neanche altre marche. Quindi qual è il vantaggio di questi prodotti? Che si possono tranquillamente adattare in tutte le prese del nostro impianto elettrico, e davanti avete la possibilità di collegare ancora qualcosa, quindi non perdere la possibilità di collegare comunque un televisore, un PC, un caricatore e quant'altro alla presa dove poi collegate il powerline. Il pairing tra i prodotti è molto semplice, infatti basta collegare il primo powerline alla presa elettrica vicino al modem router, collegare quindi un cavetto dal powerline al modem router, successivamente collegare il secondo powerline nella parte dove vi necessiterà collegare appunto un device e non avete la possibilità di tirare il cavo Ethernet e quant'altro, lo dovete collegare semplicemente alla corrente e poi associare i due powerline con la procedura denominata accoppiamento o pairing. Quindi premete il tasto pairing sul primo powerline, quello vicino al modem router, attendete che il primo LED, questo che è il LED del power, inizierà a lampeggiare, successivamente farete la stessa cosa nel powerline, quello remoto, quindi quello dove avete bisogno di connettività internet, tasto di pairing, inizierà a lampeggiare anche qui il tasto di power e entro un minuto i prodotti si accoppieranno. Come riconoscere se i prodotti sono
accoppiati, basta verificare che il LED centrale, quindi questo, che somiglia appunto a una casetta, infatti questo è il logo a fianco al LED, sia verde fisso o comunque sia acceso, perché in molti powerline abbiamo il LED blu. Massimo carico da poter collegare i prodotti 10 A, infatti le spine sono da 10, quindi davanti non potete collegare più di 10 A, mi raccomando, se le inserite nelle prese bipasso comunque dovete rispettare l'amperaggio massimo di 10 A, che tra l'altro è scritto anche molto accuratamente nell'etichetta posta dietro ai prodotti. Bene, per questo video di presentazione del prodotto è tutto, vi lascio anche un'altra volta la scatola TP-Link dove vi fa vedere come collegare i prodotti. Non sono ancora disponibili in Italia, ma lo saranno veramente a brevissimo. Per questo video è tutto, vi ringrazio, vi ricordo di spolliciare in su al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!